Azione. Eccoci tornati, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qua con la seconda puntata di Biblioboom, ci metto la faccia, questa nuova veste, oramai sapete tutto, non ci dilunghiamo in spiegazioni perché abbiamo cambiato il nome. Se avete seguito la prima puntata, quindi se non l'avete fatto, fatelo e scoprirete tutte le novità di quest'anno, in questo Biblioboom ci metto la faccia. Buongiorno caro Francesco, buongiorno, ben ritrovato, anche perché oramai siamo ospiti su diverse piattaforme, siamo sulla, naturalmente, la piattaforma principale che è la radio Sesto Network, dove lì potete trovare anche le nostre trasmissioni radio degli anni precedenti, e oggi ci ospita come podcast ci metto la faccia. Poi siamo sulla nostra pagina Facebook della biblioteca di Sesto San Giovanni e poi siamo anche sul sito del consorzio CSBNO, anche lì voi andate e trovate, ci trovate, insomma, nel senso che abbiamo iniziato soprattutto con la piattaforma, le piattaforme, e ci siamo. Elios, come è andato? Stiamo espandendo, stiamo arrivando, state attenti. Come è andato questo periodo? Bene, dai, Fra, sì, diciamo che vediamo un po' la luce in fondo al tunnel, se pare che stia andando un po' meglio, quindi non diciamolo troppo ad alta voce, che come dicevo anche l'altra volta, poi porta un po' sfortuna, quindi viviamo alla giornata, per adesso meglio, e poi vabbè, quando c'è Biblioboom... Va sempre tutto, è tutto più bello, ma soprattutto la cosa che mi inizia a piacere veramente è perché ci stiamo sedendo, e poi l'ospite che verrà fra un po', ne parliamo anche con lei, ci stiamo finalmente sedendo intorno a quei tavoli che ci danno la possibilità di progettare il futuro delle attività culturali delle biblioteche, perciò questa cosa qua mi piace veramente, veramente tanto. Eh sì. Adesso, Fra, prima di far entrare nella nostra stanza virtuale il nostro VIP, ci prendiamo 2 minuti per parlare un po' di che cosa è stato fatto di veramente importante in quest'ultima settimana della biblioteca. Io, rispetto alla prima puntata, ti vedo, non lo so, intanto sei andato dal parrucchiere, ti sei fatto più bello, che poi i parrucchieri erano chiusi, io vorrei sapere come... Ed è stata la cosa che ho fatto. Ma c'è un motivo, secondo me, perché tu sei, ti sei fatto più bello. Qual è il motivo? Perché oramai intervisti VIP. Com'è intervistare i VIP? Dai, raccontaci. Mamma mia, VIP, non, cioè sì, lui è anche la Genisi, nel senso che insieme a Raffaella Forliano della Biblioteca Centrale abbiamo intervistato Gabriella Genisi e Maurizio De Giovanni in 2 momenti diversi. Maurizio De Giovanni è arrivato nella giornata del libro il 23 di aprile, 23 di aprile, è stato bello perché comunque una persona con tanta competenza a livello di letteratura, una persona con tanta fantasia, una persona che attraverso i suoi libri, il suo modo di fare e di scrivere ti porta dentro una città che è meravigliosa, che è la città di Napoli, perciò è stato veramente bello. No, lo diciamo che l'intervista è ancora possibile. Bravo, poterla vedere e pubblicarla. Dire proprio questa cosa sulla pagina Facebook della nostra biblioteca, assolutamente potete andare a riascoltarla, perché io l'ho ascoltata e ci sono veramente tanti spunti interessanti. Non si parla solamente del suo ultimo libro, ma ci racconta tanti aneddoti, tante cose di Napoli. Un aspetto, poi ti lascio la parola, un aspetto che mi ha molto colpito è come nascono i suoi personaggi. Lui sono persone comuni che vede in giro per Napoli, e nell'intervista dice che lui, quando vede una persona particolare, vede già il personaggio che sarà poi nel suo libro. Quindi davvero andate a riascoltare questa intervista, che potete anche trovare
Facebook della nostra biblioteca oppure sul portale del Comune di Sesto San Giovanni nella pagina YouTube del Comune. No, De Giovanni è meraviglioso, nel senso che giallista, bello, ma quando racconta dei suoi personaggi, quando racconta attraverso i suoi libri della città, dei posti, veramente ti fa viaggiare, ti fa camminare in quei vicoli, ti fa passeggiare insieme al personaggio. Ci sono dei personaggi bellissimi, nel senso che poi per preparare un'intervista di questo tipo con Raffaella, vabbè, Raffaella era già appassionata, lo conosceva, lo leggeva. Io invece io che mi occupo un po' di letteratura per ragazzi, perciò De Giovanni è arrivato, ho letto un libro, ma poi mi sono dovuto preparare e allora sono entrato e sono diventati miei amici intimi alcuni dei suoi personaggi. Per esempio, nei Bastardi... Quello preferito qual è, dai? Pisanelli, si chiama Giorgio Pisanelli, è un anziano poliziotto che sta per andare in pensione, immagino, ed è un grande personaggio che accompagna i personaggi principali della storia. Poi devo dire che anche il buon Loiacono, Palma, ma poi sono stato affascinato dai personaggi al femminile, dalla Ottavia, che era un'altra poliziotta, oppure dalle ragazze del commissario Ricciardi. Bello, il Gambrinus, questa Napoli che viene raccontata in maniera delicata, in maniera bello, bello, bello veramente, è stata una bella esperienza e vi consigliamo, sì, adesso lo promuoviamo, lo facciamo, approfitto di questo momento per dire, ragazzi, andate a vedere l'intervista, non perché l'abbiamo fatta io o Raffaella, perché proprio dietro i libri c'è sempre un pensiero, c'è sempre un personaggio che ti può accompagnare. Io per esempio ho dei nuovi amici e sono all'interno di queste storie. Perciò andate, vedete, ascoltate, perché è veramente una bella intervista. Sì, assolutamente ne vale la pena. Ci eravamo preparati per altre domande, altre due o tre curiosità su De Giovanni, ma siamo già in straritardo, quindi direi appunto di invitare i nostri amici ascoltatori ad andare a vedere questa intervista tua e di Raffaella a De Giovanni. E passerei da un personaggio famoso a un altro. Io farei entrare così, senza neanche annunciarla, nella nostra stanza. Vai! Allora, punto uno, so che mi pentirò di questo, ci metto la faccia perché tra i capelli e in generale questi video dei PC sono veramente orrendi, però vabbè, nasconde tutto il mistero della RAI, vabbè, comunque fa niente, insomma, sono contenta di essere qui a parlare di un libro, come è mio solito. Vabbè, io sono Anna. Però inizio con la presentazione. Devo almeno presentare. Gentleman, Anna Enrini. Anna, la bibliotecaria. La bibliotecaria, ma anche esperta in, diciamo, la nostra esperta di letture e libri, conduttrice di gruppi di lettura, insomma, non è l'ultima arrivata. Ecco perché ogni volta che Anna arriva a Biblioboom ci lascia senza fiato. Oggi però, Elios, vuoi dire due robe o partiamo? No, volevo intanto anch'io salutare Anna, un'affezionata di Biblioboom. I suoi libri l'anno scorso andavano a ruba, ed è vero, erano i più richiesti, me li chiedevano, l'ho già detto ma lo ripeto. E io che dire, Fra, cominciamo a farci raccontare un po' da Anna, però sapevo che tu volevi chiederle una piccola curiosità prima, quindi lascio iniziare te. Quando ho pensato ad Anna, ho pensato a quella meravigliosa letteratura inglese, quella delicatezza nel racconto, e allora mi aspettavo un libro alla Anna. E però oggi mi ha spiazzato perché il libro è tutt'altra cosa, ed è la mia prima domanda, come? Sì, infatti, spiazzatissimo, anche perché lì diciamo che poi mi è venuto fuori una serie di anche domande che poi ti farò, perché io ho letto, ho iniziato a leggerlo, ma mi sono informato con degli abstract, con delle cose che ho visto online.
Ma come fai a scegliere i libri, Anna, visto che passi dalla letteratura inglese a libri che sono strumenti? Questo qua è uno strumento, ma ne parliamo dopo. Ah, allora, vabbè, innanzitutto diciamo, questo libro si chiama 8 secondi, l'autrice si chiama Lisa Iotti e parla delle nostre, diciamo, della nostra relazione con i device, in particolare gli smartphone, poi ne parliamo meglio. Come l'ho scelto questo in particolare, se te lo devo dire non me lo ricordo, nel senso che io a volte utilizzo anche dei siti di presentazione di libri, tipo ce n'è uno che si chiama Libri, però non vorrei fare torto agli altri, questo è quello che adesso mi viene in mente. E mi ricordo che questo libro mi aveva appassionato come argomento e poi è andato a cercarmelo nel nostro catalogo, quindi quella volta sono partita da là. Però altre volte semplicemente guardo le copertine o i titoli che mi interessano, che attirano la mia attenzione e poi leggendo l'abstract, decido se prenderli o no, non solo la copertina, però solo la copertina deve essere, diciamo, supportata la copertina da un retro, una quarta di copertina interessante. Io Anna, prima di iniziare l'intervista vera e propria, volevo intanto ringraziarti per l'angoscia che è venuta per questo libro. Mi ha messo addosso un'ansia interessantissimo, troppo interessante. Intanto io partirei dal titolo, 8 secondi. Perché 8 secondi? E da qua si capisce il mio intro. Allora, diciamo appunto, il discorso di questo libro, il sottotitolo è Viaggio nell'era della distrazione e spiega un po' come l'utilizzo dei device sia molto diverso dall'utilizzo dei canali comunicativi e informativi che usiamo ancora, ma che prima usavamo prevalentemente, che sono la carta, il televisore, la carta, libri e giornali, il televisore. E le conseguenze che hanno sulla nostra capacità di attenzione e sul nostro cervello, purtroppo, perché forse sulla capacità di attenzione forse sarebbe il meno. 8 secondi è il tempo che, secondo una ricerca di Microsoft Canada del 2013, è il tempo della durata della nostra attenzione nel 2013, quindi adesso dovrebbe Media. essere anche un po' peggio. È stato una dichiarazione molto forte, molto contestata, ovviamente a suo tempo, di cui si è parlato molto, però molto simile e raccontata nel libro, è un'altra esperienza che è stata fatta sulla capacità di concentrazione mentre lavoriamo, cioè noi siamo sul nostro PC, abbiamo del lavoro e abbiamo accanto il nostro cellulare. L'attenzione al PC del lavoro la dedichiamo per 40 secondi. Dopo 40 secondi guardiamo se non c'è una notifica sul cellulare, se non ci hanno chiamato, se non c'è qualche cosa che ci interessa sul cellulare. Questo cosa vuol dire? Che ogni volta il compito che noi stiamo facendo per l'ufficio deve ricominciare da zero, o quasi, perché io devo ricapire quello che stavo facendo. Perché una cosa interessantissima che dice, e lo dico anche se sono una donna, e quindi ufficialmente il multitasking è detenuto dalle donne, da che Ma è una mondo leggenda, è una leggenda è mondo, è una leggenda metropolitana, adesso dirai metropolitana, perché. te lo dico subito, lo ammetto io stessa, la leggenda metropolitana, perché non è vero che il cervello può fare due cose contemporaneamente. Può solo switchare molto velocemente, ma switchare ha un costo di energia, un costo di capacità di comprensione, un costo sul QI che diminuisce di 10 punti quando facciamo questo multitasking, e quindi ovviamente non solo lavoriamo meno bene, ma come si dice, compromettiamo un po' tutto quello che è il nostro cervello. Mi tocca andare avanti, No, ma perché è tutta questo una roba fa collegata. Perché capire. il cervello è plastico, si può modificare come un muscolo, si allena a seconda delle parti del cervello che tu utilizzi di più. Quindi, ad esempio, tassisti di Londra erano molto famosi perché imparavano a memoria la lampada di Londra, da Londra, che è una roba delirante, e quindi avevano sviluppato di più la parte sulla geolocalizzazione del nostro cervello. Quindi il cervello si allena e si modifica in base all'allenamento. Il multitasking, il continuo cambiare, spostare l'attenzione su cose diverse, che da una parte al cervello piace,
perché gli spara una botta di dopamina, è come prendere una droghettina, quindi il cervello è contento. Dall'altra parte, però, non utilizza altre funzioni, in particolare la funzione in cui si consolida la memoria. E qui passo avanti. Cioè, bisogna a volte star lì a far nulla e a pensare al nulla. Quando guardi fuori dalla finestra, quando sei lì così che vaghi e stai decidendo cosa metterti la mattina. Questi momenti non sono momenti di ozio, sono momenti in cui il cervello consolida la memoria, non tanto nel senso della memoria nozionistica, non mi ricordo, non è che mi ricordo meglio le date della guerra d'Inghilterra, ma consolido quello che poi formerà le mie opinioni e il mio libero arbitrio. Consolido la mia identità in questi momenti, oltre al sonno, ma anche in questi momenti di veglia assente, diciamo. Che ci sembrano assenti, in realtà il cervello lavora a tutta forza. E quindi, se noi togliamo questa parte, noi non abbiamo più questa capacità di avere un background nel cervello di informazioni che ci permettono di prendere delle decisioni a ragion veduta, come si diceva una volta, un modo di dire vecchio. Non, come Adesso se non invece. immagazziniamo niente nel, cioè niente, Non meno. è tanto che non immagazzini nel senso di nozioni, proprio. La capacità, cioè tu ti fai un archivietto in cui poi quando devi prendere una decisione, il cervello ha delle basi solide di cose che tu conosci sulle quali puoi valutare. Tutto questo meccanismo è velocissimo, quindi ci ho messo più a raccontartelo che il cervello a farlo. Se tu invece questa parte della memoria non la sviluppi, le decisioni le prendi tutte di pancia istintivamente. Cioè, mi piace questo, sì, no, puff. Ma non ho dietro, che poi mi piace questo, se è una maglietta, anche se l'hai scelta così un po' a random, va bene lo stesso. Ma se è una decisione più importante, lavorativa, una scelta, della vita, del sociale, cioè tutte queste cose, chiaramente questa modalità, Non perde puoi. delle cose. Considera un'altra cosa, che usare molto il cellulare ci fa fare molte piccole decisioni, tipo vado su questo lingua o su quest'altro, metto il like o non lo metto. Questo non pensavo. Siccome il cervello ha un tot di decisioni fatte bene al giorno, perché noi siamo super evoluti tecnologicamente, ma il cervello è quello dell'Homo sapiens di Ah, pensando. vorrei dire quanti anni fa, perché faccio brutta figura, ma è sempre quello. Una volta chiuso il rito le mie, dico un numero a casaccio, 100 decisioni prese bene del giorno, facendo i like e queste cose qua, quando devo fare una scelta, se poi c'è una scelta importante quella giornata lì, io le ho esaurite. E quindi anche questa è una cosa che a me ha colpito molto in questo libro, però ho parlato No, troppo. no, Se no, vuoi guarda, Anna, io veramente affascinare, starei ad ascoltarti perché a me è quello che quando parlavo prima del discorso dell'ansia, quando mi sono preparato un po' su questa intervista, era legata a perché noi possiamo dire, cioè tutti lo diciamo, ma no, non è vero, io il cellulare sì, ce l'ho, ma non è che non lo guardo. Quando in realtà poi leggendo questo libro ti rendi conto che invece tantissimi comportamenti, tantissime gesti che ormai sono quotidiani ti influenzano tantissimo. A me l'esempio che se vai a cena fuori, no, perché ormai non si va più a cena fuori. Comunque se si mangia con qualcuno, se sei seduto al tavolo con qualcuno a mangiare o chiacchierare, solo il semplice gesto di mettere il telefono sul tavolo vuol dire tantissimo perché tu stai dicendo all'altro che cosa? Che se comunque tu, ok, stai parlando con questa persona, ma nel momento in cui ti si accende la lucina blu della notifica del cellulare, sei corre, pronto a guardare tutto e a guardare il cellulare. corre Quindi l'occhio e l'occhio sì, il corre e va a discorso finire su del porre questa. l'attenzione, dell'attenzione su quello che si fa e che si sta facendo, che viene molto meno. Da qua il discorso degli 8 secondi, Ma una la durata. cosa preoccupante, Anna, è quando dici che la nostra attenzione è inferiore a quello di un pesce rosso. I pesciolini rosso lo sappiamo che si dimenticano della loro vita, cioè il cervello si resetta ogni 4 secondi, perciò vivono in una boccia, perché è come se fosse sempre il primo momento. Questa è una roba veramente, secondo me, che mi mette nello stesso stato d'ansia di Helios. Cioè, nel senso che il
dobbiamo iniziare a darci delle regole. Io non so voi come la pensate. Ma lo stato d'ansia è giusto, nel senso che non tanto per quello che ci siamo detti, ma perché aspettare, avere una notifica non letta, crea nel cervello uno stato di ansia, che corrisponde un po' a quello di quando nel Giurassico, insomma, nella preistoria, succedeva quando si vedeva l'orma di un predatore. Cioè, si innesca una reazione che si chiama colpisci o fuggi, una roba del genere. Per cui tu però sei chiamato a fare qualcosa. E quindi questa cosa, se tu se hai 8-10 notifiche al minuto che fa pipi pipi il cellulare, ogni volta scatta nel cervello questo meccanismo, che è anche faticoso proprio fisicamente, viene da dire, perché tu sei sempre sul chi va là. No, ma poi con la storia che aderisci a gruppi social, insomma, tutte queste cose qua, entri in una, secondo me anche il cervello, adesso magari la dico per come la penso, il cervello entra in questa statistica che dice: io come mai non mi sta arrivando nessuna notifica? Perciò anche quando non senti il È bip bip, corri, dice: mo, che è successo? Ti hanno vero, si sarà spiegato rotto il fuori, cellulare. non funziona, allora inizia a cercare la rete, insomma. Da questo libro mi rendo conto di azioni che oramai stavano diventando quasi innate, cioè che tu fai di default senza, però adesso inizio a pensarci. Perciò di questo ti ringrazio, Anna. Vabbè, io Io faccio gli ammetto, Anna, che quando abbiamo preparato un po' questo libro qua, la prima sera ho messo il cellulare in un cassetto, giuro. L'ho fatto, ho messo il cellulare nel cassetto per 3 ore, 3, 4 ore, ho detto non devo assolutamente, ce l'ho fatta, No, però comunque se allora in tutte, io ho letto questo libro e poi ho guardato qualche video, tutti i grandi amministratori delegati, perché lo diciamo in italiano, delle aziende Google, Amazon, eccetera, i loro figli fino a un tot anni, non li fai, ai loro figli non fanno toccare uno smartphone o un tablet, perché sono consci di questo. Pericolo che, cioè, pericolo, cioè, è l'utilizzo sbagliato di, cioè, come al solito, ogni strumento usato. Se ho la macchina, la uso per andare a passeggio, bene, se la uso per investire le vecchiette sulle strisce pedonali, male. Però, è molto difficile usare bene il cellulare perché dà dei feedback al cervello, il cervello ha dei feedback positivi e quindi è più difficile chiaramente che non investire le vecchiette, che mi viene un po' più spontaneo, diciamo. Quindi. Ma Anna, scusa, una domanda, ma da educatore, io adesso educatore, figli, comunque consigli, bisogna darsi delle regole, io la vedo così, nel senso che quelle 4 ore di Helios che si è messo nel cassetto il telefonino dovrebbero essere sempre per un determinato momento, la cena, un film insieme, subito quando finisco il lavoro. Perché rimanere sempre connessi è un problema. Anche perché siamo noi poi gli esempi per le nuove generazioni, eh? Quindi possiamo stare a raccontarcela finché vogliamo, ma se siamo noi i primi poi ad avere certe abitudini, co cosa vai a dirgli a sti ragazzi? Cioè, perdi facile, al contrario, vuoi vincere facile, qua vuoi perdere facile. Beh, comunque diciamo, vabbè, io poi ho detto quello che ho capito, che ho percepito da questo libro, che secondo me è molto interessante. L'unica cosa forse avrei messo, l'unica cosa che manca in questo libro è un po' questa è un po' una cosa da bibliotecaria, un indice alla fine con i riferimenti, con magari qualche libro, perché alcuni di questi personaggi che lei contatta, perché lei parla di persona con moltissimi scienziati e moltissime persone riguardo a queste cose, non è che se le inventa ovviamente. L'unica cosa, però, è molto una cosa da bibliotecaria, quindi No, no. vabbè, perché? Sì, è un libro che è anche molto bello da leggere, nel senso che, anche perché lei parte con l'ottica di dire io sì, sono assolutamente una tossica di smartphone, quindi lei si riconosce in moltissime cose, un po' si preoccupa come hai fatto tu, Elios, però so. Comunque a me è piaciuto molto, molto Beh, interessante. ma Mi prendere posso fare. coscienza già che c'è un problema, secondo me, è un primo passo, non nascondersi Certo dietro. che chiaramente noi di questi strumenti non è che possiamo fare a meno, cioè il No. problema è proprio capire
se probabilmente non utilizzarli bene, perché almeno sarebbe pensabile, sarebbe anche da folli, perché non sono la veramente... La domanda va a tutte e due, a Elios e ad Anna. Prima ad Anna e poi ad Elios, naturalmente. Ma siamo un po' più soli con questi strumenti, secondo voi? Una generazione... Beh, noi lo possiamo dare una risposta, visto che non siamo nativi e siamo nati senza... con il telefono che bisognava utilizzare la rotellina. Ma siamo un po' più soli? Soli non lo so. Diciamo che ci vuole... Una volta ci dovevamo mettere più impegno per vedere le persone e stare insieme, considerando che telefonavi sul telefono fisso e rispondeva il babbo e la mamma di questa persona a cui tu volevi parlare, quindi orribile. Avevamo... in questa situazione attuale, come questa situazione, noi senza questi strumenti saremmo morti, ma morti di solitudine, quindi io non voglio fare assolutamente, non voglio che sembri la... di essere l'appassionaria anti-smartphone. Io ho scaricato WhatsApp, lo metto solo con lockdown per poter parlare in video con... Lo sappiamo, Anna, amici, lo sappiamo. Amici e parenti, quindi... questi strumenti in questo periodo ci hanno salvato la vita anche sociale, perché ovviamente... però bisogna fare attenzione, cioè bisogna usarli come uno strumento utile, non come altro, quindi, però non ho un consiglio, anche perché sono, come ho dichiarato adesso, sono poco tecnologica, non usavo, e quindi difficile da un consiglio. Comunque, Fra, per me sì, un po' più soli siamo. A me viene un esempio semplice: viaggi in treno di 5-6 ore, una volta, cioè per forza di cose, facevi le chiacchierate con il tuo vicino di posto, con quello di fronte, perché sennò non ti passavano più queste 6 ore. Adesso, vai in treno, in metropolitana, sono gente che parla, ce n'è veramente, veramente poca. Quindi per me la risposta un pochino sì. Adesso, ho fatto un esempio semplice, però... No, ma è vero, anche il viaggio di un quarto d'ora in metropolitana, uscivi magari che andava a bere il caffè con una persona che vedevi lì, ci incontriamo sempre, andiamo a bere. Adesso niente, smartphone, cuffiette, musica, insomma, siamo tartassati da questa lucina blu, come la chiama Anna nella sua descrizione, che ci stanno offuscando. Anch'io sono dell'avviso che siamo un po' più soli, anche se gli strumenti sono social, nel senso che tendenzialmente portano ad essere più vicino ad altri, anche se si è da soli in una camerina, in una stanza. Sono dell'avviso che bisogna tornare e vietare al ristorante, soprattutto la sera, l'utilizzo degli smartphone. In questo ristorante non bisogna portare smartphone o tablet, dove a me è capitato di vedere sia i bambini lì, che i bambini erano il piacere dei ristoranti, che disturbavano quando cenavi, invece adesso hanno il televisore tablet da 32 pollici, hanno il mondo lì davanti, perciò lì tranquilli. Torniamo un po' alla... È vero. Vabbè, se proprio ci vogliamo isolare in metropolitana, leggiamo un bel libro. Brava. Anna. In metropolitana, quando viaggiava, perché quando viaggiava prendevo la metropolitana, ma poi tu ti avvicinavi, capivi che libro leggeva, ti avvicinavi, guardavi, allora il signore ti guardava e dice: ma scusi, ha bisogno di qualcosa? No, dici scusi, bibliotecario, e allora lì partiva un embolo pazzesco. È bello. Perché è il libro così con la testa tutta giù? bello. Formazione professionale questa. Siamo arrivati quasi alla fine. Io leggerei una frase che mi ero appuntato del libro che ha proposto Anna, e che questo libro, l'argomento principale è il discorso legato all'attenzione. 8 secondi proprio si riferisce all'attenzione. E questa frase dice: l'attenzione è la forma più pura e rara della generosità. E la finisco così. No, nel senso che dobbiamo porre anche un po' di più attenzione verso le altre persone, in questo senso, la generosità nel porre attenzione anche verso gli altri, non verso
solo noi stessi immersi in uno schermo piccolo o grande che sia. Era un po' questo quello che mi aveva... Però un bibliotecario all'Anna, c'è una bibliotecaria all'Anna, l'altra risposta è anche nei libri trovi tanta generosità, perciò... Più carta e meno pixel. Sì, nel senso che anche l'attenzione del libro, il peso, il volume, l'impegno di andare a prenderlo, è un impegno, secondo me, di grande generosità per te stesso, perché lì ti prendi dei minuti, dei momenti per te stesso. Perciò noi naturalmente cadiamo in questo punto che è andare in biblioteca a prendere il libro, però è la cosa più bella che possa accadere. Va bene. Anna, sono andata in libreria, quindi sono già nell'ottica del prossimo. Libro. Ma torniamo ai posti meravigliosi, alle campagne fantastiche, alla brughiera inglese oppure... Non lo so ancora, devo decidere. Va bene. A me questo libro qua che ha portato Anna mi è piaciuto, a parte la battuta dell'ansia, mi è piaciuto un sacco. No, è bello perché, sono d'accordo con te Elios, è bello perché ci fa aprire gli occhi, piccoli gesti che ci fanno comunque prendere coscienza, essere consapevoli e coscienti di quello che stiamo facendo. Poi l'abbiamo detto tutte e tre, non se ne può fare più a meno, perché la mail, tutto qua. Però alle 8 di sera spegniamolo e riaccendiamolo alle 8 del mattino. E l'ho provato, sono riuscito a spegnerlo alle 8 e a riaccenderlo alle 7, non ancora alle 8. Però va bene, ce la sto mettendo tutta. È un passo in avanti. Fra, allora, io... Salutiamo Anna, però prima di salutare Anna, noi le puntate di Biblioboom ci metto la faccia e le finiamo sempre adesso con un modo simpatico e divertente. Quindi Anna, se io ti dico ho una voglia assurda di, tu come me la finisci la frase? Allora, a guardarmi e andare dal parrucchiere. Va benissimo, va bene tutto. Andare in Toscana. Un posto strepitoso dove siamo andati diversi anni, vicino Siena, natura, cultura, quello, la cosa più forte. Colline, sole, vento. Bici. È vero. Bello. E tu una voglia assurda, Elios? Io mi riaggancio anch'io un po' a quello che dice Anna, di fare qualche giro, di andare da qualche parte. E io poi avevo detto nei vari audio che vanno in fondo alle nostre puntate, che avevo una voglia assurda di rivedere i nonni fuori dalle scuole. Anche questo, i nonni assieme ai nipoti. Sì, questo bello, mi piace. Bello. Allora... E la chiudiamo così insieme ad Anna, dai, la chiudiamo così. Anna, grazie, come al solito hai stimolato anche la nostra coscienza, al di là della conoscenza, attraverso questo bellissimo libro. Ti aspettiamo, lo sai, che Biblioboom senza Anna è Biblioboom senza Anna. Ciao Anna, grazie mille. Ciao. Salutiamo tutti, Fra. Che dici? Ciao a tutti! Ciao. Com'è? Ci metto la faccia? Biblioboom, ci metto la faccia. Vi aspettiamo per la prossima. Ciao! Alla prossima, ciao! Ho una voglia assurda di andare sullo skateboard. Ho una voglia assurda di passare una giornata spensierata. Ho una voglia assurda di andare a sciare in montagna. Ho una voglia assurda di prenotarmi un viaggio. Ho una voglia assurda di vedere i nonni che vanno a prendere i bambini fuori da scuola con le merende. (Susurra)